Ed eccoci qua. Oggi il mercato delle criptomonete si sta evolvendo veramente veloce. Oggi parleremo dei tre migliori giochi in circolazione basati sugli NFT, quindi veramente importante oggi analizzarli perché si può creare veramente una rendita passiva altissima. C'è gente, ragazzi, che ci fa dai 100, 200 euro al giorno tranquillamente giocando a questi giochi, scambiando gli NFT. Quindi mi raccomando, chi piace il mondo dei videogiochi, chi piace il mondo delle cripto, seguitemi attentamente su tutto il video perché scoprirete veramente cose interessanti. Oggi faremo un super breve riassunto. Allora, detto questo, mi raccomando, iscrivetevi al canale, attivate la campanella come sempre e andiamo a analizzare i seguenti business, i seguenti siti. Il primo in assoluto e secondo me il migliore, che è il capostipite di tutti i videogiochi NFT, si chiama Axie Infinity. Per chi non conoscesse, ormai è famosissimo, è un gioco basato sugli NFT, è un gioco basato sul PvP, quindi più farmi, più giochi, più ti rendi disponibile al gioco, nel senso che più giochi nel gioco, più farmi i giocatori, più farmi le meccaniche ci sono dentro e più guadagni un sacco di soldini. Quindi praticamente cosa ci devi fare? Gioca per guadagnare la rivoluzione. Tu attraverso questo gioco guadagni gettoni Axie Infinity che puoi scambiare attraverso appunto o comprando nuovi questi animaletti qua o appunto scambiando la rete Ethereum, comprando nuove carte, riscambiandole, vendendo. Comunque c'è un vero mercato dietro. Cosa devi fare? Semplicemente devi andare all'avventura, fare battaglie con gli altri giocatori, più vinci, più raccogli monete e più che questi animaletti salgono di livello e più che valgono soldi. Ci sono animali che potrebbero scambiati tranquillamente a diverse decine di migliaia di euro, quindi si parla di cifre veramente pazzesche. Più le levi, più ci sta dietro, tipo è un Pokémon delle criptomonete. E questo è il primo del suo genere, quindi veramente fondamentale partire con questi progetti. Iniziate a quello che vi piace di più. Partite veramente, se ci state tanto dietro, ci potete creare una rendita passiva, una rendita giornaliera, potete fare anche a questo a vita, ovviamente, sempre finché tutto dura. Ci sono diversi partner ovviamente fondamentali, veramente sta succedendo il boom con questo gioco. Io ve lo consiglio altamente. Guardate là esattamente come sta andando. È nato esattamente l'11, quindi neanche un anno fa, è nato 5-6 mesi fa, 7 mesi fa, la criptomoneta, il gioco in sé, valeva 0,12 centesimi e ora c'è stato il boom pazzesco, 96 euro, cioè da 12 centesimi che mi ho investito su questo progetto già 96 euro, quindi assurdo, secondo me il primo in assoluto. Secondo, a mio parere, sempre gioco sulle criptomonete basate sugli NFT, quindi si può guadagnare. Vi ricordo che questi sono i primi giochi al mondo in cui si può guadagnare le criptomonete, fatti veramente bene. Si chiama CryptoBlaze. Questo, ragazzi, è un gioco un po' più articolato. Il gioco in questione si basa tipo un RPG in cui giochi, ragazzi, esattamente, ovviamente c'è un sacco di sponsor, si può installare da Steam, da dove vi pare, che utilizza ragazzi MetaMask come Axie eccetera eccetera. Poi mi raccomando, se qualcuno è interessato a questi video, lasciate un bel pollicione, così se lasciate sempre like mi fate capire che video ho apprezzato, quindi vi posso portare dei tutorial avanzati su questi siti. Oggi faremo un breve assunto basato su MetaMask, basato sulla rete BNB, quindi è fondamentale. Qui praticamente tu giochi, crafti le armi, vendi le armi, e qui praticamente per ogni arma venduta si parla anche qui di migliaia e migliaia di euro. Quindi veramente giochi, guadagni, farmi nel gioco, ovviamente. Giochi giocando PvP, giochi facendo le materie prime, giochi facendo i duelli, una serie di cose fondamentali. Più scambi le armi, più l'equipaggiamento è forte e più che ci guadagni. Questo tutti, ovviamente, tutti 100% sicuri. Guardate là quanta gente c'è. Già hanno fatto 1.200.000 di ricompense, un capitale di mercato veramente alto, ci sono un sacco di persone dentro, quindi è un progetto veramente fondamentale. Solo guardando questo dato, guardate là, CryptoBlaze è nato esattamente a maggio, si parla di 2-3 mesi, valeva 1,96 euro, è schizzato alle stelle fino a 83 euro, anche questo, ora ha abbassato un po' il mercato, ovviamente è scesa 16-18 euro, quindi lo calco come secondo miglior gioco basato su NFT. Terzo e ultimo gioco che è veramente è nato da pochissimo, si parla neanche di un mesetto fa,
è il mitico MIR 4. MIR 4, ragazzi, è un gioco anche questo molto simile a Crypto Blaze, c'è già su Google Store, App Store. È un gioco basato sull'RPG, quindi praticamente c'è questo mino, lo farmi, giochi con le altre duelle, giochi con altre persone. Qui, a differenza di Crypto Blaze, puoi anche scambiare i vostri personaggi, quindi più il personaggio diventa forte e più che lo puoi scambiare. C'è una blockchain, ovviamente anche alle armature, vedete? Qui c'è proprio un vero mercato attraverso ovviamente le criptomonete. Qui vedete un solo pantalone è scambiabile attraverso questi 75.000 coins delle loro cripto. E la loro criptomoneta in questione si chiama Dragos, ovviamente basato sulla blockchain. Ok, questo gioco è molto bello, veramente fondamentale. A differenza di tanti altri, MIR 4 è il primo gioco veramente fatto bene sulla blockchain, basato soprattutto su quella che puoi scambiare, e la loro criptomoneta è la Drago. Attraverso la Drago puoi esattamente scambiare, non è come quell'altro che lo fai direttamente, la Drago verrà scambiata attraverso, qui guadagni queste criptomonete. Poi saranno trasformati in drago, i drago saranno scambiati in questi Wemix, e i Wemix, ragazzi, ovviamente potete prelevare attraverso questi quattro portafogli che dice loro. Lo Wemix, anche questo, ragazzi, è nato esattamente l'11-2021, 020, è schizzata tra le stelle grazie ovviamente a questi giochi, è schizzata a 1,72 euro, è veramente gente che ci guadagna 50-100 euro al giorno solamente questo MIR 4, quindi facciamo l'ipotesi che uno si incaponisce a uno o due giochi di questi, si porta a casa almeno, dico almeno, dalle 100-200 euro. Ovviamente cosa c'è da dire su questi progetti? C'è da dire che bisogna starci tanto, bisogna avere un capitale iniziale almeno di un po', perché questi progetti, ragazzi, tipo Axie Infinity, che è il progetto maggiore, per iniziare ad avere una rendita ovviamente alta, vi dovete acquistare questi animaletti. Gli animaletti costano, dipende da quello che acquistate, e già ci guadagnate. Ovviamente però dovete sempre investire per guadagnare qualcosa. Invece su Crypto Blaze è un po' diverso, più giochi, più ci farmi, la stessa cosa più MIR 4, ovviamente più ci investi su questi siti, ovviamente nel futuro. Nulla, raga, spero che il video vi sia piaciuto. Lasciate un like, iscrizione e campanella. Se vi piacciono questi video, mi raccomando, lasciate un like per vedere se mi supportate. Secondo me sono tre ottimi siti per cucchino e garmone in videogame e guadagnarci veramente tanti soldini. Ovviamente dovete partire oggi, non è che da oggi, se partite oggi, in una settimana o due guadagnate i 100 euro, 200 euro. Qui si parla di accumulare, studiare soprattutto questi progetti, perché non andate a scarico Axie Infinity, non sapete quanto vale la criptomoneta, non sapete nulla. Studiate il progetto, se il progetto va bene, entrate nei vari Discord, comunque c'è uno studio di almeno un mese, studiate, studiate, entrate nel gioco, sapete come funziona la blockchain, sapete come funziona i wallet, sapete tutto e incominciate a giocare e a farmare. Però l'importante è capire il progetto e studiare. Senza fare questo, voi entrate in un gioco e sicuramente non ci guadagnate nulla. Mi raccomando, la cosa fondamentale sulle cripto dovete studiare, apprendere. Io, ragazzi, ci sono dietro da un po' di anni e ancora non sono neanche al 20, secondo me, 30%, comunque, del sapere. Bisogna sempre, sempre, ogni giorno sapere, perché nascono sempre cose nuove. Grazie per avermi seguito, come sempre. Ci becchiamo al prossimo video. Ciao, ciao!